Furono fatte delle leggi che impedivano la libera organizzazione in partiti politici, in organizzazioni sindacali, quindi sia i partiti che i sindacati che le associazioni giovanili non potevano esistere, poteva esserci soltanto il partito fascista e le organizzazioni legate al partito fascista. Dopo magari Steno vi spiega anche i vari passaggi di queste dei giovani fascisti. Cosa accadde allora? Che ovviamente i partiti antifascisti si organizzavano clandestinamente, vuol dire che non è che perché ti impediscono di avere la tua idea e di manifestarla pubblicamente la tua idea sparisce. Quindi gli antifascisti si organizzavano clandestinamente, cercavano di trovarsi, di riunirsi, senza ovviamente farsi vedere, senza dare nell'occhio, perché avete capito cosa sarebbe successo, la prigione, il confino e anche la morte, perché ad Alfonsine abbiamo avuto anche subito, fin dagli inizi, dopo la marcia su Roma e siamo nel 1922, abbiamo avuto degli antifascisti che sono morti, picchiati dai fascisti. In questa casa, che non è questa dove è collocata la lapide, ma che è quella che era posizionata nel terreno che avete visto, furono ospitati in quegli anni la Federazione Provinciale del Partito Comunista Italiano. E quindi venivano qui i dirigenti del Partito Comunista Italiano, che poi sono stati anche personaggi importanti. Quando leggete il giornale, il telegiornale, sono tutti i partiti uno contro l'altro, uno che parla male dell'altro. Allora la necessità aveva messo i comunisti, i socialisti, i liberali, tutti quanti, i repubblicani, tutti assieme. Lì si lavorava tutti assieme come dei fratelli. La Costituzione l'hanno scritta tutti assieme, capite? Perché erano tempi proprio che ti obbligavano ad agire in quel modo lì. E dice, qui c'è il comitato generale, il comando dei partigiani anche. Era venuto qui perché prima era vicino a Ravenna. Ma allora dovevi stare attenti, non solo di quelli che avevano la camicia nera. C'erano anche le spie tremende, capito? Una cosa tremenda, era lo spionaggio. Quindi loro si erano trasferiti da Ravenna qui in un modo che non lo sapeva nessuno che ci fossero. Noi partigiani che operavamo in queste zone qui, non lo sapevamo che qui ci fosse il comando. Lo sapevano solamente due o tre persone e qualche rara staffetta che si erano portati loro fedelissimi. E Boldrini di qui dirigeva tutte le operazioni. Il fatto che in Romagna, in pianura ci sia stato il partigianato, è merito anche di Boldrini che ha chiesto il permesso agli alleati, che loro non pensavano che non si potesse fare. Infatti, se non hai qualcuno che ti nasconda qui, dove vai? Dove vai quando ci sono 100 quando ci sono 100 persone che ti cercano? Invece i contadini si erano offerti, oltre a darci da mangiare anche tante volte, nei loro campi a fare queste buche, perché dico, nel mio gruppo
che agivamo, avevamo uno di questi tunnel sottoterra, capito? Che dopo un'azione andavamo lì a nasconderci. Di giorno ci mischiavamo tra la gente. Facevano finta magari di essere i contadini della casa, di essere parenti dei contadini. E di notte andavamo, ogni gruppo aveva la sua zona, ogni gruppo il suo compito. Noi ad esempio avevamo il compito di controllare la statale che va a Ravenna, che va a Ferrara, e con quelle poche armi che avevamo, perché non... allora mi ricordo che cominciamo avevamo due fucili e un mitragliatore francese quasi senza munizioni, quindi dovevamo attaccare degli obiettivi di poter essere sicuri di dominarli, una staffetta, un portaordine tedesco, mi sono capito. Lì poi sono arrivate anche delle volte, sono capitate storie che potevano tramutarsi in tragedie, invece alla fine è stata una grande risata generale. Ci fu una sera che eravamo nascosti in un fosso al Taglio Corelli. C'era un fosso che era gigante, ad aspettare che arrivasse qualcuno. Allora sentimmo arrivare un tram tram e non capivamo cosa fosse. Noi stavamo lì attaccati alla sponda, nascosti, e arrivò una colonna di tedeschi. I tedeschi erano, avevano delle carrette tirate con i cavalli così. E questi disgraziati, si vede che erano stanchi morti, che dormivano dritti. Girarono, noi eravamo vicini a una porta di un contadino, la casa era disabitata e il cortile enorme. Il comandante tedesco, quando vide questo cortile così grande, girò per la porta, insomma ci girò attorno così, capito? Noi eravamo gli attaccati e non vi videro. Non ci videro. Ah, se ci vedevano avremmo potuto uccidere un tedesco due, ma per noi non c'era risultato niente. E che finì tutta in risata fu che di lì ci ritirammo, andammo in questo nostro rifugio. Quando fummo là risultò che mancava uno, non si era sentito fucilato, non si era sentito niente, mancava uno. Allora, dopo un po' decidiamo di mandare qualcuno a vedere. Esce uno e se lo incontra dopo pochi metri...